Guerrieri, guerriere, buongiorno. Questo è un video complottista per la serie I grandi segreti che ci sono nel Krav Maga ma che non ci dicono. E uno di questi lo vedremo proprio oggi. Sono sicuro che avete sentito la frase Attack the Attacker. Attacca colui che ti attacca. È un po' lo slogan del Krav Maga e di quella che è la sua mentalità. Ve la giro però in un altro modo. Dove tutti vedono un attacco, il Krav Maga vede un bersaglio. Qual è nell'immaginario collettivo il concetto di difesa? È qualcosa che si fa per proteggersi da un attacco, giusto? Sbagliato in un certo modo, sicuramente sbagliato per quella che è la logica del Krav Maga. Nella logica del Krav Maga le nostre difese sono dei veri e propri attacchi all'attacco dell'avversario. Quindi noi non facciamo una parata, ma attacchiamo l'arto che arriva verso di noi e incidentalmente abbiamo un bloccaggio, oppure abbiamo una deviazione, oppure abbiamo un accompagnamento dell'attacco fuori dal bersaglio. Questo si nota particolarmente nelle azioni, diciamo, di lotta, non so come altro chiamarle, perché in verità nel Krav Maga non si lotta affatto. Questo perché? Perché nella lotta noi abbiamo bisogno di skill tattili tali da capire come si muove l'avversario e opporre la giusta contromanovra. Per quanto riguarda la difesa personale invece, l'obiettivo principale è quello di scollegarsi dalla situazione di lotta e anzi una cattiva mentalità dal punto di vista della difesa personale, cercare di seguire l'avversario per questioni di tempo, per questioni di capacità di vedere che cosa sta succedendo intorno e spesso per questioni di disparità di forza. Sì, lo so che è molto bravo nella lotta, ve lo dico perché faccio Brazilian Jiu-Jitsu, è capace anche di gestire avversari più pesanti e più forti, ma devi essere molto bravo e molto allenato e hai bisogno anche di tempo. A parte che poi nessuno ti tira una scarpata in bocca mentre sei in monta, ma questa è un'altra cosa. Comunque, concludendo, perché è importante il concetto di attaccare l'attaccante? È importante per la mentalità che dà, che è tipica del cravista, cioè di una persona che è in grado di trattare con determinazione e decisione un problema. Se manca questo aspetto mentale è un po' come avere una macchina bellissima ma senza nessuno che la guidi. Non si va da nessuna parte.